Saluto da Andrea Castriotta e benvenuti alla quarta puntata di Capitanate Sport Magazine. Anzi, colgo l'occasione per fare buone feste a tutti e appunto parliamo del weekend sportivo appena trascorso, in realtà un po' povero dal punto di vista degli eventi, in quanto tutti i campionati, o meglio quasi tutti i campionati, sono ovviamente in pausa. Pertanto la pallavolo slitterà, si ritornerà su a calcare i parquet all'inizio di gennaio, mentre per quanto concerne la pallacanestro, dobbiamo ricordare, che la Serie B non si è fermata e c'è, la quindicesima vittoria su 15 partite della, Allianz Pallacanestro, San Severo. Ormai non fa più notizia, l'ennesima vittoria dei gialloneri, che si impongono in casa, per 93 a 76 contro, la Golden Gas Pallacanestro Senigallia. Un campionato davvero perfetto per i ragazzi di, coach, Giorgio Salvemini, e non possiamo fargli oltre che un augurio per un inizio altrettanto così ottimo, e speriamo davvero, incrociamo le dita per qualcosa che non vogliamo dire per scaramanzia. Purtroppo nello stesso campionato dobbiamo registrare la sconfitta dei cannibali della Castellana Udas Cerignola, che perdono in casa per 76 a 61 contro la Dipinto Panificio Biceglie. Peccato per i ragazzi di coach Luigi Marinelli, che sono sempre fermi a 10 punti. Adesso speriamo che il prossimo anno per loro possa essere un anno migliore. Le altre serie, le altre categorie di pallacanestro sono tutte ferme. Vogliamo ricordare, visto che non ne abbiamo parlato più di tanto, della Serie C femminile con la nostra squadra della basketball, la Magnifico Basketball San Severo, che ritornerà a calcare il parquet il 13 gennaio contro Basket 3R Brindisi. Noi tutti aspettiamo un pronto riscatto delle ragazze sanseveresi, che sono ferme solo a 2 punti in classifica. Speriamo che Carlo riesca, diciamo, a dare una scossa al movimento e a portare le ragazze alla vittoria. Cambiamo sport, adesso parliamo di rugby. Anche il rugby è in vacanza, chiamiamola così, ma vogliamo sottolineare una lieta notizia. Appunto, il ritorno in campo del capitano Michael Zingaro, il capitano della squadra Under 18, che ha vinto parzialmente il ricorso, pertanto già la prossima gara potrà essere di grande aiuto per tutto il gruppo, sicuramente per l'Under 18, ma anche in chiave Serie C Senior. Quindi davvero possiamo dire un buon Natale per Michael. Per quanto riguarda la pallamano, ricordiamo che i ragazzi della Shark Freetime Pallamano di Manfredonia torneranno in campo a fine gennaio. Adesso apriamo la pagina della scherma. E ancora una volta dobbiamo sottolineare l'immensa gioia che ci ha dato Martina Criscio, la formidabile sciabolatrice foggiana, che ha ricevuto giorno 19 il prestigioso Collare d'Oro a Roma, davvero un premio molto molto importante, e vogliamo sottolineare che l'intera manifestazione è andata in onda sulle reti Rai, quindi davvero complimenti a Martina che continui a darci tanto lustro. Ma Martina Criscio è solo la punta di diamante di questo sport, in forte crescita, con giovani ragazzi che fanno davvero sperare, ben sperare per il futuro. Il club a scherma San Severo, infatti, ha vinto diversi titoli nel campionato regionale tenutosi di recente. E vogliamo appunto sottolineare solo alcuni dei titoli, pertanto partiamo in ordine con la campionessa regionale nella categoria bambini, Sofia Bucci. Tra le giovanissime si è affermata Gaia Caraffa, e nella categoria ragazze allieve ha vinto Martina Giancola. Davvero complimenti al Club Scherma San Severo, che ha
ottenuto questo unplane. Ma buone notizie anche per quanto riguarda l'ambito maschile, con due secondi posti giunti da Vincenzo Caccavelli nella categoria maschietti e Stefano Riccioni tra i giovanissimi. Davvero ancora complimenti al maestro Buenza, a tutto lo staff per questi importanti riconoscimenti in ambito giovanile. Cambiamo sport, parliamo di arti marziali, o meglio in questo caso di karate, sottolineando l'importante convocazione di Eleonora Pepe al 90° seminario della nazionale giovanile di karate, specialità Kumite combattimento, tenutosi da domenica 17 a martedì 19 presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone di Video Ostia a Roma. Davvero un importante riconoscimento per l'atleta foggiana. Ricordiamo che il karate sarà specialità olimpica alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Noi speriamo davvero tanto in Eleonora e in altri atleti che si stanno ben difendendo in questo sport. Adesso parliamo di podismo perché si corre anche a Natale e appunto a Ischitella c'è la Christmas Run Ischitella, una corsetta non agonistica per le vie del paese che terminerà con un brindisi in piazza offerto dalla ASD Gymnasium Runner di Sante Martella e cogliamo l'occasione ancora una volta per fargli complimenti per questa organizzazione in una giornata di festa, ancora una volta lo sport non va in vacanza. Ultimo servizio lo vogliamo dedicare a Gianluca Recchia, il giovane cavaliere foggiano che sta ben figurando e che sta portando di nuovo l'attenzione sul mondo dell'equitazione. A tal proposito, appunto, potete ammirare le immagini in sottofondo di un suo esercizio. Vogliamo ricordare che nel weekend a cavallo dell'Epifania, presso il Centro Volpe Equestre, si terrà una bella manifestazione di equitazione. Appunto, il sabato ci sarà il dressage, mentre domenica, 7 gennaio, un po' più spettacolo con la corsa ostacoli. Invitiamo tutti gli appassionati a recarsi al centro e appunto passare una bella giornata di equitazione. Ora siamo davvero alle battute finali e prima voglio ricordare di vedere il video a Foggia, ne esiste scritto pallone. Scusate la referenzialità perché questo cortometraggio è stato realizzato da me, dall'Associazione Capitani di Sport, ovviamente con la preziosa regia ed il montaggio di Carlo Della Pace. E questo cortometraggio è stato presentato, e noi ne siamo davvero orgogliosi, alla Città del Cinema venerdì 23 dicembre. È stata davvero una bellissima manifestazione con la sala piena e per questo dobbiamo ringraziare Mimmo Morsillo che si è messo a disposizione, ma anche l'assessore alla cultura Anna Paola Giuliani che appunto ci hanno onorato della loro presenza. Non vi dico altro, dura davvero poco, intorno ai 4 minuti e mezzo, quindi dovete vederlo tutti. Casomai lasciate un commento, ci fa piacere insomma sentire il vostro parere. Ora quindi davvero facciamo i saluti di un buon Natale, buone feste sportive, pertanto non mangiate troppo e ora come di consueto voglio riproporvi degli auguri trovati dal web, questa volta a cura della Virtus Foggia Basket. A presto, ricordate l'appuntamento sempre lunedì. Sempre tutti i lunedì, ore 17 su Mitico Channel. Ancora un buone feste, a prestissimo.